novembre 2010. Vento Sardegna vola velocissimo a coda da pelle e vince da tutto. Grande impresa, grande risultato e grandi riconoscimenti. Andrea Mura ci racconta la sua avventura. Ciao Andrea. Ciao. Come ti è venuto in mente di partecipare a questo evento della Route du Rhum? È un obiettivo che inseguivo da molti anni, perché il progetto Vento di Sardegna prevedeva la partecipazione a regate oceaniche e nel 2006, quindi 4 anni fa, quando abbiamo avviato questo progetto, è stato un lungo percorso difficile, perché bisognava acquisire la barca, il team, le risorse. Quindi una vera impresa a tutti gli effetti, che è stata costruita giorno per giorno. È capitata l'opportunità di partecipare a questa gara in solitario, perché io, come si sa, non sono un solitario, mi piace regattare in equipaggio o nella formula, ancora meglio, in doppio, per la quale il progetto era nato. Però purtroppo questa gara era in solitario e, non volendo perdere questa opportunità, che era l'unica nel panorama internazionale come regata oceanica, fra mille difficoltà ho deciso di partecipare con tanta paura alle spalle, perché non è semplice decidere di attraversare un oceano da soli. Chi ti ha supportato in questo evento? Il Vento di Sardegna ha un nutrito numero di sponsor e supporter, che ho costruito piano piano nel tempo con le conoscenze di una vita nella vela, grazie anche alla veleria e a tante amicizie, e ho trovato in questi anni un grande appoggio da parte di moltissime aziende. Diciamo che i principali, la regione Sardegna si sa, perché è quella che mi ha sostenuto economicamente per la maggiore in questa impresa, poi anche il comune di Cagliari, la provincia di Cagliari, la Camera di Commercio di Cagliari e Argiola Sformaggi, che è il mio sponsor storico. E la Marina Militare invece un ruolo importantissimo, perché per questo evento ci ha fornito il patrocinio, che è potremmo dire che è un riconoscimento più unico che raro, soprattutto per me, che non sono un militare, sono appunto un civile, è l'unico in Italia che ha il privilegio di issare il guidone dello sport velico della Marina Militare. Per me è un grande onore, perché è al di là di tutto è comunque un prestigio sapere che hai un'istituzione così importante, come pure le altre, dietro. Hai una carica emotiva, morale, un supporto psicologico che ti rende molto molto più forte. Questo è una cosa che tengo a dire, perché mi ha aiutato moltissimo. Sto per entrare dentro questo affare nero, veramente dantesco. Sono zizzagato tra una dozzina di temporali con fulmini e saette. Sta perfino grandinato. Che disavventura. È fondamentale in queste regate, quando sei da solo, non fare apparecchio, perché basta che rompi, per fare un esempio, un pezzo di tubo da 2 euro e puoi compromettere tutto. Ho preso dei groppi questa notte,
non proprio previsti, piuttosto forti, con tutta randa e il testa d'albero, e a furia delle botte che ha preso, nonostante la robustezza, la grammatura e tutto, questa mattina è esploso, si è tranciato il tessuto. La vela è finita in acqua, 280 metri quadri, è stato un dramma. Pensavo che questa regata sarebbe finita qui. Previsione che stasera, domani mattina, farò una strambata per andare verso sud e camminare lungo la dorsale dell'Orto Gromila, che è la rotta più breve, per la quale ora siamo in avvicinamento. Conoscendo bene la barca, cioè quantomeno avendola conosciuta in questi anni, ho preferito valutare di volta in volta le previsioni che c'erano in corso al momento e quelle future, e decidere in base alle prestazioni della barca del momento, che spesso variano anche per come sei settato, decidere dove andare e cosa fare. Non ci sono gli alisei, siamo in una situazione atmosferica atipica per questo periodo. Vedremo come fare. Nel mondo della vela oceanica si naviga in base a quelle che vengono chiamate in gergo le polari della barca. Per spiegare in due parole, non sono altro che le prestazioni della barca a ogni intensità e direzione del vento. Quindi, sapendo o ipotizzando che c'è o ci sarà un certo vento, il meteorologo piuttosto che lo skipper, conoscendo le prestazioni della barca, traccia sulla carta o sul cartografico una rotta ideale che spesso non è la più breve ma è più lunga, però è quella che permette alla barca di andare più veloce e alla fine della fiera di guadagnare. C'è stata anche un'altra grande onorificenza che hai avuto. Per il Presidente della Repubblica, certo, è totalmente inaspettata. Mi ha colpito nel segno, perché oltre a essere stata un'onorificenza del massimo livello, quindi a dir poco entusiasmante, in più è stata fatta e scritta soprattutto con delle parole che hanno fatto capire, lasciato intendere che ci fosse davvero una partecipazione di coinvolgimento forte e non un semplice messaggio, diciamo, di gratitudine e cortesia, magari che, per dire, dovuto, che si fa normalmente. Questo è quello che mi ha maggiormente riempito di gioia. L'Essard che ci ha portato in giro nel mondo e anche in America, qual è il tuo prossimo obiettivo? Qui si aprono tante strade e tanti scenari. Avendo assaggiato il piatto forte che è l'oceano, la navigazione oceanica, è dura tornare indietro. Questa è una cosa che sapevo e che un po' mi spaventava. Ci sono delle regate oceaniche più o meno una all'anno, la prossima che partirà il prossimo 16 ottobre da Le Havre, arriverà non a Guadalupe ma in Costa Rica, quindi 1000 miglia in più lontano, sarà in doppio e non in solitario. Per il 2012 c'è un'altra grande regata, anzi un'altra, la più grande, la regata, che la Vendée Globe, il giro del mondo in solitario su un percorso molto lungo di circa 60.000 km per un totale di circa 3 mesi di navigazione. Si fa ogni 4 anni ed è l'Everest della vela. Questa meravigliosa barca a vento di Sardegna è stata completamente costruita. Che tipo di lavoro è stato fatto per questo evento?
Io volevo che ci fosse un'impronta sarda molto forte sullo scafo e quindi avevo passato, come dire, la richiesta a Barbara Pani, talentuosa grafica e pittrice, e gli ho detto: senti Barbara, mi piacerebbe avere dei bronzetti, perché questa era la cosa prima che mi veniva in mente, no? Associare la Sardegna ai bronzetti. Però poi oggettivamente è stato difficile applicarlo sullo scafo, e quindi ho lasciato carta bianca a lei, e lei è riuscita a stilizzare e riutilizzare i quattro mori ben conosciuti in una forma con dei colori direi originali, che poi sono piaciuti moltissimo. Un'altra difficoltà è stata poi quella di trasferire questo suo disegno in un formato A4 fatto a mano, per quanto ho definito possibile, però fatto a mano, riportarlo su uno scafo lungo poi più di 15 metri e trapiantarlo nella testa dei carrozzieri, perché è stata verniciata da questa autocarrozzeria di Assemini, i carrozzieri che dovevano in qualche modo aerografare la barca e capire quello che era nella sua testa. Però la barca è stata realizzata con tecnologie da automobile più che da cantiere nautico, e questa è stata un'altra cosa particolare, quindi riverniciata oltre agli smalti, cioè sopra gli smalti è stato dato della vernice trasparente, come si fa sui serbatoi delle moto, anche con del perlinato, un po' lucente, perché volevamo che la barca avesse la massima brillantezza. Le vele sono state realizzate nella mia veleria Medau su Gramu, nel parco di Medau su Gramu. Io le ho personalmente progettate ad hoc per questa imbarcazione, che ormai sono anni che conosco, e le ho cercato di creare dei profili alari, quindi che potessero dare la massima spinta alla barca, in funzione di quello che la barca un po' chiedeva, conoscendola. In più, a differenza delle vele comuni, una resistenza all'usura enorme, perché le vele dovevano attraversare l'oceano. Per l'albero, a causa del fatto che queste vele che ho realizzato erano più grandi, più pesanti e che trasmettevano molta più sollecitazione all'albero, abbiamo deciso di rinforzarlo, perché secondo noi, non era sufficientemente robusto ed era a rischio, come dire, di caduta. E grazie alla manovalanza locale siamo riusciti a fare, anche all'intervento di Stefano Diana, specializzato in canoe in carbone eccetera, siamo riusciti in casa, su un progetto realizzato da una ditta esterna apposita, a rinforzare l'albero aumentando il peso del 30%, cioè 30 kg di carbonio in più. Però l'albero oggi non è caduto, sta su bene, è rigido, funziona bene, quindi il lavoro è avvenuto con pieno successo. L'italien Andrea Murat.